ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Riqualificare spazi grigi e degradati della città attraverso un'iniziativa che ormai da un po' di tempo si è sviluppata a Pesaro, sotto passaggi d'arte urbana. Diversi interventi sono già stati fatti, altri ancora vanno eseguiti, no? Sì, ne abbiamo fatti diversi l'anno scorso, uno solo, quest'anno tutta l'estate è stata super impegnata con completamente diversi artisti, tre modi di lavorare completamente diversi nelle tematiche, e siamo qui proprio oggi per spiegare questa estate lunga e piena di appuntamenti che ha reso ancora di più l'associazione Reperti Urbani più grande con nuovi associati. Come si sviluppano i vostri lavori? I nostri lavori iniziano mesi e mesi prima con l'individuazione di una parete e successivamente l'individuazione di un artista che può essere assolutamente inserito in maniera idonea nel luogo. E lo si contatta e si mette in moto tutta un'organizzazione che va dal suo viaggio, dall'ospitarlo, dal farlo entrare nel mood pesarese, nelle radici della nostra città, e questo lo guida nella realizzazione dei suoi interventi. Gli artisti che invitiamo lavorano su pareti ormai da anni e sono artisti internazionali. E noi, oltre a riqualificare, portiamo proprio un museo d'arte a cielo aperto, quindi con nomi molto molto forti nell'ambiente della street art.